Buonasera e bentornati in onda, sono le 20:40, cominciano le prime polemiche sul DPCM e qualche polemica anche diretta politica a Draghi, ma soprattutto sono gli scienziati in rivolta. Burioni dice i 100 euro di multa sono una buffonata, Cartabellotta dice siamo sul Titanic, Ricciardi dice sarà un gennaio catastrofico, Vincenzo De Luca non vuole riaprire le scuole, insomma quindi i provvedimenti del governo trovano qualche difficoltà ad essere applicati. In tutto questo siamo alla vigilia della grande campagna elettorale occulta per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ne parliamo stasera con Matteo Renzi, benvenuto. Buonasera. In studio, e con Ilaria Capua di nuovo con noi. Che piacere, professoressa Capua, ci aiuterà in questa conversazione Pietro Senaldi. Un momento e torniamo con voi, David, naturalmente. Certo, è insieme a noi. Siamo qua. E buonasera, venerdì 7 gennaio, buonasera Concita De Gregorio. Buonasera David. Allora, come detto anche nel telegiornale, tante le notizie e parterre di Rouen per commentarle. Buonasera senatore Matteo Renzi, in presenza, buonasera, in studio, buon anno. Con questo straordinario gessato, indossato per la prima volta. Buonasera al... Sì, cioè, non la vediamo mai. Parenzo controlla anche il dress code. Guardaroba, diciamo, questa è una notizia. Il dress code. Il condirettore di Libero, Senaldi. Pietro Senaldi, buonasera e benvenuto. Buonasera. E dagli Stati Uniti, grazie nuovamente per essere con noi, la professoressa Ilaria Capua. Allora, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia è in drastico peggioramento. I dati ci dicono 108.000 positivi, 223 morti, questi gli ultimi dati, e poi ci sono gli ospedali che secondo molti tornano ad essere sotto pressione, torna l'assedio e quindi anche questo diventa un fronte aperto. E poi c'è tutto il tema che riguarda la questione della scuola. Oggi il presidente della Campania De Luca, ma non è il solo, ha detto che lui non riaprirà le scuole e quindi la cosa, come dire, creerà un nuovo braccio di ferro tra il governo e la regione. A questo proposito partiamo proprio da qui, partiamo da questo, da questa invettiva di De Luca sulla scuola. Io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda, credo che non apriremo le scuole medie ed elementari. Se c'è un contagio si chiude, se ci sono due positivi, se ce ne sono tre, basta. Basta con queste cose demenziali, assolutamente ingestibili. Siamo arrivati al punto che stiamo complicando perfino il linguaggio. Il Green Pass normale, il Green Pass di base, il Green Pass rafforzato. Volevo dire una parolaccia che riguardava le anime dei loro antenati. Beh, insomma, uno stile che ha una sua efficacia, questo non si può negare, senatore Renzi. Devo dire che questo DPCM non ha incontrato, cioè non è partito, diciamo, col vento in poppa, no? Cartabellotta dice un pannicello caldo, De Luca dice demenziale, ognuno un po', poi fa un po' come gli pare. Io penso una cosa, penso che sicuramente si possa sempre fare meglio e che su molti punti di mancanza di chiarezza sia giusto criticare. Come è stato giusto criticare il fatto che abbiamo perso un pochino di tempo sulle terze dosi, perché mentre in Inghilterra erano dopo 3 mesi, in Francia dopo 4 mesi, noi abbiamo ottenuto il lasso di tempo di 5 mesi. Però c'è un punto che io vorrei porre all'attenzione di tutti. Evitiamo anche i toni dell'isteria. Mi spiego, lo faccio con i numeri, numeri alla mano. Noi oggi abbiamo un contagio record, in questo momento ci sono 1.674.000 italiani col Covid a casa, è un numero spaventoso. Nel momento più difficile della pandemia, quello tra fine marzo del 2020 e inizio aprile, noi avevamo 4.000 persone in terapia intensiva a fronte di 80.000 contagiati. Beh, se facevano meno tamponi anche. Però qual è il punto, Parenzo? Che oggi noi abbiamo 20 volte il numero di contagiati in più. Quanti sono i malati in terapia intensiva ora? Questa è la domanda, perché la terapia intensiva è quella. Sono 1.499. Cosa voglio dire? Se le proporzioni fossero le stesse,
noi avremmo dovuto avere oggi 80.000 persone in terapia intensiva. Perché non li abbiamo? Perché grazie agli scienziati, viva la scienza, abbiamo una cosa di 7 lettere che si chiama vaccino. E allora il nostro vero scopo oggi è quello di riuscire a vaccinare sempre di più con le terze dosi. In prospettiva, non preoccupi, con le quarte dosi e ovviamente per quello che è possibile fare nelle scuole con maggiore intensità, bisogna vaccinare. Allora, l'idea e l'obbligo non serve in questo senso, l'obbligo per gli over 50? Io sono per l'obbligo da una vita, quindi nel mio piccolo sono assolutamente d'accordo. Poi il tema vero è come fai rispettare la legge, perché se io le dico l'obbligo vaccinale, come faccio a controllare? Se io le dico, caro Matteo, tu se non hai il Green Pass non entri in pizzeria, non entri dal parrucchiere, non entri, secondo me nemmeno in chiesa bisognerebbe entrare. Io che sono cattolico dico che questa idea che in chiesa si possa entrare senza Green Pass non mi convince. E tanti altri luoghi, avere il Green Pass secondo me è la strada giusta. Però vengo al punto fondamentale. Perché chiudere le scuole? A parte il fatto che alcune sono già aperte. Nel senso che mia moglie oggi è andata a scuola a insegnare. Mia figlia, mio figlio oggi sono andati a scuola. Con la mascherina. Però scusi, sono i presidi stessi che oggi pongono il problema del controllo. Sì, ma mi spiega perché mia figlia può andare in ludoteca o in pizzeria e non può andare a scuola. Allora, il problema è perché si chiudono dei luoghi? Perché è facile chiudere le scuole, perché si ha paura. Attenzione, avere una situazione di chiusura delle scuole porta a un danno educativo. Sono 2 anni che questi ragazzi non fanno scuola. Lo dico essendo un po' anziano ormai. La vera scommessa oggi sarebbe quella di riportare dei team medici e vaccinare nelle scuole. E anziché fare 1,5 milioni di tamponi al giorno e fare gli esami del sangue nelle scuole, vi ricordate quando eravamo un pochino più giovani noi, c'era la visita medica a scuola. Allora, in un mondo normale, poi naturalmente si può discutere quanto ci pare, ha ragione De Luca a chiedere più semplicità, ma dire io chiudo le scuole è sbagliato, uno perché non fai come ti pare. Perché questo è un paese dove non è che uno si alza e dice io chiudo le scuole, chiudo le scuole. Il tema non fai come ti pare lo riprendiamo poi il Novax più famoso del mondo. Io posso andare in ludoteca e non posso andare a scuola. Allora, è una follia questa. Renzi, sentiamo Ilaria Capo su questo, perché Ilaria Capo, che cosa ne pensa di questo che sta dicendo il senatore Renzi? Dice tutto sommato non va così male, va un po' meglio, no? Se guardiamo i dati rispetto all'anno scorso, abbiamo credo anche un cartello che ci infatti, fa vedere così la ci differenza. Commenta direttamente questo numero. Se guardiamo i casi rispetto all'anno scorso, i casi di ricovero in terapia intensiva, perché è quello che conta, non va così male. Allora, se non va così male, che bisogno c'è di queste misure adesso? Professoressa Capo. Ma allora, non va così male perché noi siamo di fronte a un virus che è, chiamiamolo un po', il cugino IT, cioè è cambiato dal virus originale, è un virus che il nostro sistema immunitario purtroppo non riesce a riconoscere in maniera efficace. Avete presente quando ai primi tempi della pandemia ci si metteva la mascherina e l'algoritmo del telefonino non riconosceva, no, l'immagine? Ecco, è la stessa cosa. Quindi da un lato abbiamo un virus che è un po' diverso dal precedente, anzi si avvia a trasformarsi a un altro sierotipo, il che ha delle implicazioni, quindi bisognerà aggiornare il vaccino. Dall'altro lato, questo virus è caratterizzato da un'elevatissima contagiosità e da quello che vediamo a livello internazionale, perché non ci dimentichiamo che noi siamo un pezzettino, no, di un problema globale, è che i ricoveri, come appunto avete mostrato, in terapia intensiva sono di meno. C'è però da dire che, facciamo una proporzione un po' semplice, se va in terapia intensiva diciamo l'1% delle persone infette e noi abbiamo 100 persone, va in terapia intensiva una persona. Se noi abbiamo 1 milione di contagiati, come è avvenuto il 3 gennaio negli Stati Uniti, anzi più di 1 milione, è ovvio che l'1% di 1 milione è 10.000, quindi Renzi ha ragione dal punto di vista di fare questo paragone, ma c'è anche da dire che noi ci aspettiamo un'impennata dei contagi e
i grandi numeri fanno la differenza. E infatti, professoressa Capua, esattamente su questo, così facciamo un passo avanti e Renzi, che ha detto una cosa molto chiara, basta allarmismo, diventa un argomento interessante dal punto di vista politico, ma non solo, dal punto di vista della comunicazione del governo. Carta Bellotta, proprio qui nella nostra trasmissione, poi arriviamo anche a Senaldi, ha detto una cosa molto precisa, cioè che i provvedimenti del governo, sentiamo, sono dei pannicelli caldi. Allora cerchiamo di tenere insieme queste diverse cose che stiamo dicendo. Carta Bellotta, vai. Io ho l'impressione che questo sia l'ennesimo pannicello caldo che nelle ultime settimane abbiamo visto come provvedimenti del governo. Tra l'altro, ecco, sottolineo che gli over 50 non vaccinati a oggi sono circa 2.300.000 e non sappiamo quanti sono quelli esentati, quindi il potenziale impatto di questo obbligo vaccinale, di cui peraltro si parla una decorrenza praticamente dal 15 febbraio, data dove sicuramente sarà eletto il Presidente della Repubblica, con scadenza il 15 giugno, non è assolutamente certo. Allora, professoressa Capua, sono un pannicello caldo, Ricciardi dice sarà un gennaio catastrofico, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, sarà un gennaio catastrofico, saremo molto più contagiati, le misure non servono a niente, le misure invece servono, la scuola, come dice De Luca, non si può riaprire, come chiedono anche i presidi, o invece si deve riaprire, proviamo a dire delle cose semplici. Ma allora, io quello che posso dire è che la risposta in tasca non ce l'ha nessuno, la stessa comunità scientifica internazionale fa fatica a dare delle raccomandazioni che siano univoche, poi quando si tratta di calare queste raccomandazioni in delle situazioni molto diverse. Io però vorrei dire una cosa, che l'infodemia e lo scontro violento che si consuma fra gli attori in Italia è diventata una patologia, è un meccanismo patologico in sé, che noi non siamo in grado di governare, perché noi non abbiamo mai avuto un'interferenza di determinati sistemi di comunicazione sulle attività sanitarie. Quindi io, guardate, sinceramente, cosa vi posso dire? Siamo di fronte a una variante più contagiosa, quindi è più verosimile che si infetteranno molte persone e quindi si andrà nella direzione dell'endemizzazione, ma non è che ci arriveremo come sulla tavola di surf su questa cosa, noi ci arriveremo con degli incidenti di percorso, perché è ovvio che ci sono delle sacche di popolazione in alcune zone, anche in Italia, che non sono vaccinate, e lì quando arriverà Omicron qualcosa farà, cioè non è vero che Omicron non fa proprio nulla, dipende da moltissimi fattori. Certo, Senaldi, arriviamo su un istante. Scusa, solo questa spaccatura, però, questa spaccatura nella quale si usano anche dei termini forti non fanno altro che disorientare le persone, e se le persone non ci aiutano, noi invece di avere a che fare un altro anno con questa cosa ci avremmo a che fare altri 4 anni, altri 5 anni. Questo è chiaro. Però Renzi e Senaldi, la questione della consapevolezza dei numeri, no? Poi il numero è un numero alla fine, se tutti questi esperti dicono attenzione perché qui il picco deve ancora arrivare, sarà un gennaio terribile, lo dicono perché secondo lei? Cioè Ricciardi è consulente di Speranza. Però andiamo con ordine, Ilaria Capua ha detto una parola, infodemia, una parola che magari non è semplicissimo eccesso da tradurre, ma che è una parola molto seria, e tra l'altro non è vero che è la prima volta che l'infodemia crea dei danni. Ilaria Capua era una deputata, non soltanto un'importantissima scienziata che ha cattedra in gira per il mondo ed è un punto di riferimento della comunità scientifica internazionale, ma è stata deputata che è stata costretta a dimettersi, l'ha fatto lei per scelta perché è una donna di grande valore, perché alcune testate le hanno fatto la guerra in modo clamorosamente sbagliato, utilizzando la paura e utilizzando l'infodemia, diciamo così, contro di lei. Allora, da che mondo è mondo c'è un modo di gestire l'informazione talvolta che non è quello giusto. Non sto dicendo ai giornali, non sto dicendo ai politici, non sto dicendo agli scienziati, sto dicendo a tutti noi. Allora bisogna andare con ordine. Quando io dico che ci sono meno persone in terapia intensiva, non dico che
il peggio è sicuramente già passato e che possiamo andare a giro come niente fosse. Ma dico quello che diciamo da 2 anni, bisogna convivere con il virus. Perché non è che possiamo stare chiusi in casa 4 anni a aspettare che il virus passi. È chiaro? Bisogna convivere con quindi il virus. Quindi anche chiudere gli stadi, secondo lei è sbagliato la telefonata tra il presidente Draghi e Gravina? Quando si parla di calcio si interessano tutti. A me interessa la terapia intensiva, sono un tifoso, figuriamoci. Ieri volevo vedere Fiorentino Udinese, non l'ho vista. Però di parlare dello stadio mi interessa meno. Quando vedo l'ASL che si occupa di calcio, vorrei dire all'ASL: preoccupate di vaccinare in più e lascia il calcio ad altri, perché mi interessa meno la discussione sul calcio. Vengo alla sostanza. Il fatto che ci siano meno danni non è una opinione, è un dato di fatto che deriva dal dire grazie alla comunità scientifica che ha fatto il vaccino. Piaccia o non piaccia, il vaccino sta salvando migliaia di vite. Nel mese di marzo-aprile 2020, cui facevo riferimento prima, c'erano le bare, c'erano i camion dei militari che portavano i morti di Bergamo. Allora questo è accaduto non 20 anni fa, è accaduto ieri, cioè lo scorso anno. Adesso, 2 anni fa, la situazione è migliore da questo punto di vista. È chiaro però che la gente si infetta di più. E allora, siccome comunque bisogna andare nella logica di convivere con il virus, diciamo le cose come stanno. 1, vacciniamoci. 2, teniamo la mascherina. 3, gestiamo nel modo più opportuno. Ma l'idea che la prima cosa che si chiuda debba essere la scuola è un atto tafazziano, perché stiamo facendo del male a una generazione di persone che da 2 anni non ha una vita sociale come quella che abbiamo avuto noi a 16, 18, 20 anni. Non è in grado di studiare i chiaro, test in quelle regole lei le condivide? Quelle regole per cui c'è la regola delle 1, 2, 3, no? Quindi se c'è questo una è un persona... dato di fatto, è complicato questo meccanismo. Altrove, per esempio in America, dove peraltro hanno altri problemi, perché diceva la capa, giustamente c'è stato 1 milione di contagiati il 3 o 4 gennaio, non ricordo che giorno, le regole sono diverse, ti fai sei malato, stai 5 giorni fermo, dopo le regole di quello che è il comitato scientifico americano sono molto più semplici, tu stai 5 giorni a casa da quando hai finito i sintomi e poi puoi uscire. Queste sono le regole italiane, 2 contagi tutta la classe. Questo meccanismo, a mio giudizio, ecco, così dico una critica io, c'è un eccesso di burocratizzazione nella gestione del Covid. Il problema è per un linguaggio incomprensibile, è incomprensibile è anche per le persone che ci lavorano. Non c'è dubbio. Primo punto, la scuola va tenuta aperta e nella scuola va garantito il presidio medico. Questo costa, sì. Prendiamo i soldi del MES se serve, ma utilizziamolo anche ancora col MES, ha ritirato fuori la parola magica MES, quella. Sentiva da quanto MES. Tiro fuori tutte le parole, io sulla sanità dei miei figli non voglio scherzare. No, certo, siccome c'è un dato di fatto oggettivo, che qui la situazione è che qualcuno immagina di chiudere le scuole e di lavarsi le mani. Questo significa mettere le famiglie in una condizione di crisi pazzesca, ma se ne rende un conto di che vuol dire rifare un'altra volta? A me dice, ne ho 3 a casa. Sentiamo un momento su questo Senaldi. Tra l'altro, Pietro, volevo dirti che... avrei senz'altro letto che Burioni oggi ha definito una buffonata la multa di 100 euro per chi non rispetta, il divieto, come 2 divieti di sosta, costa 50 euro. Beh, il divieto di sosta. Non lo so, la metto troppo spesso la macchina. La metti sempre in ordine? Sono molto attento. Senaldi adesso ha capito che va di moda criticare Draghi e quindi Burioni chiaramente critica Draghi e questo non mi stupisce molto. Io sulla scuola, e perché va di moda, scusa Senaldi, perché va di moda criticare Draghi? Mica in corsa per il Quirinale, Burioni. Va di moda criticare Draghi perché la politica vuole piazzare un Presidente del Consiglio al suo posto e non è tanto convinta di metterlo al Quirinale, altrimenti su 1007 grandi elettori tutti dicono che Draghi è il migliore, non ce n'è uno che ha detto voto Draghi. Comunque, detto questo... Ci torniamo su questo punto perché è molto interessante. No, io volevo solo dire 2 cose. La prima sulla scuola, non capisco perché debba avere regole diverse dagli altri luoghi di lavoro, anche perché i bambini corrono meno rischi degli adulti. Secondariamente, è vero, e non capisco perché bisogna contare i contagiati quando contano solo i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. A questo proposito vorrei dire che noi sappiamo chi muore oggi. Per il 50% muoiono ultra sessantenni non vaccinati, che sono 1.200.000 in Italia, il 7% della popolazione, e per il restante 50%, salvo casi eccezionali, muoiono ultra ottantenni con 2 o 3 malattie gravi pregresse. Allora, a fronte di 4 milioni di persone, 3 delle quali possono anche tutelarsi, essendo, anzi,
tutte, essendo adulte, possono tutelarsi, per i non vaccinati c'è l'obbligo, per gli altri si tutelino, ma non è che possiamo fermare 60 milioni di persone per proteggere 4 milioni a rischio, che sa benissimo chi siano e che possono vivere una vita più ritirata degli altri, avendo o più di 80 anni. Sì. E dunque Senaldi, qual è il punto che non, qual è il punto che critichi di questo DPCM e che cosa invece suggeriresti? Ma no, io suggerirei prima di tutto di trattare la scuola come un obbligo, come un luogo di lavoro qualsiasi, come la palestra o la ludoteca quantomeno. Poi suggerirei anche di cambiare, come dicono le regioni, cambiare il calcolo dei contagiati e anche dei decessi. Bene, Capo e Renzi, senso, allora, rimaniamo su questo. Scusami. L'appendicite si sottopone al tampone, sì, sì, chiaro, chiaro. Ed è asintomatico, no, è in ospedale per l'appendicite, non perché hai il tuo pensiero è chiarissimo. Capo e Renzi. Volevo fare una domanda sulla precisa. Questione dei bambini, però, e anche io, sui bambini non vaccinati. Parliamo dei bambini. E poi, se possibile, siccome Renzi accennava al caso, alla sua vicenda giudiziaria che aveva a che vedere con la Viaria, è di queste ore la notizia di un caso di peste suina nella provincia di Alessandria, se non mi sbaglio. E lei parlava di endemizzazione e abbiamo avuto la Viaria tanti anni fa, la pandemia oggi, è come se vedessimo arrivare un altro tipo di peste, questa volta per i suini. Quindi, diciamo, che cosa bisogna fare con i bambini, ma anche... c'è una circolarità in questo andamento? Ma allora, i bambini, io vi posso dare qualche numero. Negli Stati Uniti sono già stati vaccinati 7 milioni di bambini tra 5 ed 11 anni. E io adesso non so esattamente quanti bambini ci siano in Italia di quest'età, ma credo di meno, visto il nostro storico problema a riprodurci, perlomeno nell'ultimo periodo. E i ragazzi ne sono stati vaccinati quasi 16 milioni, quindi il vaccino è sicuro, ma io vorrei però sottolineare un aspetto importante della vaccinazione dei bambini che non è stato ancora toccato, credo. Allora, un virus più circola in una determinata popolazione e più si adatta a quella popolazione. Quindi vaccinare i bambini non è importante soltanto per arginare il contagio in questo momento, non è importante soltanto per proteggere i bambini dall'effetto diretto del Covid e l'effetto del long Covid, che sappiamo sì, colpisce un certo numero di ragazzi, ma anche perché se noi non vacciniamo i bambini ci sarà un numero di infezioni elevato e il virus cosa fa? Il virus si seleziona all'interno di questa popolazione e può diventare più aggressivo. Infatti il numero di ricoveri di bambini in terapia intensiva in generale, che ovviamente non è sovrapponibile a quello degli adulti, ma sta salendo e qui negli Stati Uniti è un problema, diciamo, molto molto sentito. Sentiamo la politica. Qualche settimana Renzi. Fa nell'ospedale universitario la terapia intensiva era piena. Sentiamo. Aspetta, volevo sentire la cosa della suina, perché è molto... Ah, scusa, sicuramente. No, volevo sapere se ha qualcosa da dirci su se c'è una connessione. No, allora, l'introduzione della peste suina africana nel territorio italiano è un problema non di salute delle persone, perché questo virus non passa alle persone e infetta soltanto suini, cinghiali e affini. Ma così come abbiamo imparato con la variante Omicron dal Sudafrica, no? Che hanno chiuso tutti i voli, il momento in cui c'è un focolaio di una malattia così grave per il comparto suinicolo che è presente in Europa centrale e ha devastato l'allevamento del suino in Asia, questo vuol dire che anche in maniera strumentale dall'Italia non partono più suini, cioè non volano più suini. Cosa significa questo? Che i prosciutti rischiano di rimanere fermi
Cioè l'introduzione di una malattia di questo tipo, per fortuna stiamo parlando solo di un cinghiale che era morto, ma è una malattia molto contagiosa, potrebbe avere delle ramificazioni importanti sul settore suinicolo italiano. Uno scenario, è interessante questo, perché è come se fosse uno scenario di cui non si vede, no? Però posso dire che è sempre stato così, cioè, allora... Intendiamoci. Così, aspetti, risponde anche alla mia domanda, perché torniamo alla questione dei bambini. Vaccinare i bambini e rendere obbligatorio il vaccino per i bambini, quello sì sarebbe possibile, offrirebbe, come dire, oggi le scuole possono diventare il ventre molle e il nostro grande problema. Io penso che le scuole debbano diventare la nostra grande opportunità. Uno, perché i ragazzi devono andare a scuola. Ha detto bene Senaldi prima, tra l'altro Senaldi ha fatto un'intervista a Zangrillo interessante qualche giorno fa sul Libero da leggere, perché dà un quadro interessante dal punto di vista, diciamo, sanitario. Due, perché le scuole possono essere uno straordinario luogo nel quale portare la sanità e quindi vaccinare per chi non si è vaccinato, naturalmente se i genitori vogliono. Finché non c'è l'obbligo, non obbligatorio, vaccinato. Ne abbiamo già 10 di obbligatori per i bambini. Sono 10 perché nell'esperienza della scorsa legislatura la maggioranza di centrosinistra allargò il numero di vaccini obbligatori. Ricordo ancora le frasi allucinanti dette dai 5 Stelle e dalla Lega su questo, a cominciare da Beppe Grillo, che non a caso oggi è tornato di nuovo contro. Non chiarissimo quel post, lei lo ha capito bene. Ma è bene, molto chiaro, Renzi. Quando si parla di scienza Beppe Grillo deve tacere, questa è la verità, questo è molto chiaro. Cioè, uno che ha offeso Rita Levi Montalcini e... Veronesi. Non era chiarissimo, nel senso che non mi voglio spiegare, perché sennò passiamo dei giorni infernali. Non era chiarissimo perché sembrava che preferisse lo stile cinese a quello italiano. E dov'è la mancanza di chiarezza? Beppe Grillo è una vita che lo dice, voglio dire, io sono contento di stare in questa... Insomma, però l'agonia per strada, no? L'abbiamo visto con i cartelli. Ma è la filosofia grillina, la verità è che fortunatamente di Beppe Grillo e della scienza... Come dire, sono due mondi incompatibili, due rette parallele che non si incontrano. Però le posso far vedere, perché poi c'è tutto. Però io vorrei non i toni da isteria, mi scusi, perché su questo, quando trovo consulenti del Ministero che dicono scenari catastrofici, diamoci una regolata. Okay. Molte delle persone che sono in questo momento a casa e che hanno il Covid sanno perfettamente, specie se sono vaccinate, che hanno avuto più di un raffreddore, che hanno avuto qualche disturbo. C'è il pericolo del long covid, che per alcune persone è un pericolo vero, ma non è una situazione catastrofica, perché se noi non usciamo dall'isteria del catastrofismo a tutti i costi e continuiamo a rilanciare, non ci rendiamo conto, c'è un problema di sanità, i tumori. Va bene, senta, io non vorrei interromperla, però vorrei farle vedere un filmato, ci mettiamo d'accordo. Il passaggio su questo punto, perdonatemi, la sanità oggi è in una situazione di crisi, non soltanto perché i dottori e gli infermieri soffrono e faticano, ma perché ci sono delle malattie che non cura più nessuno. Ci sono delle persone che stanno morendo, comunque dei tumori nuovi, non nuovi, dei tumori molto più forti che in passato, perché manca purtroppo l'attenzione anche a questo. Tutto lì. Allora, meno catastrofismo e meno isteria. Infodemia ne abbiamo parlato, catastrofismo no. Andiamo a vedere il più famoso Novax del mondo. Il numero uno del tennis mondiale, il serbo Novak Djokovic, è ancora chiuso in un hotel di Melbourne, in Australia, insieme ad altri immigrati irregolari, soprattutto della Papua Guinea. La madre ha dichiarato: lo hanno trattenuto come un prigioniero. Non è giusto, non è umano. Djokovic è un Novax e ha cercato di entrare in Australia senza essere vaccinato per poter partecipare agli Open, il torneo del grande slam di cui sarebbe stato tra i favoriti. In aeroporto ha esibito alle autorità un'esenzione concessa dal suo medico perché guarito dal Covid. Per l'Australia però non basta, occorre il vaccino. Perciò Djokovic è stato accompagnato nell'hotel dove vengono trattenuti gli immigrati senza visto e suo padre ha usato espressioni durissime. Novak è Serbia, a Serbia è Novak. Novak è la Serbia e la Serbia è Novak. Stanno calpestando lui e il popolo serbo. Novak è lo Spartacus del mondo nuovo. Anche Gesù era stato crocifisso. Comincerei dalla grazie a Luca Covino per questo servizio. Disperato, aggiungo che la mamma di Djokovic... Si dice che uno si butta su Federer. La mamma ha anche lamentato il fatto che l'albergo, la stanza d'albergo è molto sporca. Io ho pensato che sono tutte uguali le mamme del mondo, no?
in effetti. Va bene, ma io sono per togliere Djokovic da questo problema, rimandiamolo in Serbia a casa. C'è un grandissimo tennista, ma uno che non rispetta le regole non può pensare che, siccome è il numero uno del mondo, fa come gli pare. Tra l'altro, Renzi, un altro ospite di questo luogo, che è un luogo di accoglienza e di transito per le persone irregolari, ha detto che è lì da molti anni e che nessuno se ne è mai. Nove anni. Anche questo è l'albergo o comunque la struttura dei rifugiati. Però il problema è che lì la federazione l'ha fatta arrivare. Perché diciamo le cose tutte, perché gli conveniva economicamente dollari. Perché Djokovic, per chi non conosce il tennis, è in questo momento il numero uno e con Federer e Nadal se la sta battendo per i titoli dei grandi slam. Io sono un appassionato tennista, adoro la capacità tennistica di Djokovic, anche se preferisco appunto Federer, almeno il Federer dei tempi. Detto questo, il punto Federer, Nadal, Djokovic, Berrettini, chi volete voi, c'è un punto fondamentale: se non rispetti le regole, stai a casa. Allora, sentiamo Ilaria Capua, perché appunto ha avuto il permesso di arrivare fin lì, poi le norme sull'immigrazione australiana lo hanno tenuto bloccato in aeroporto e adesso sta aspettando lunedì quando sarà giudicato. Tutto il mondo si sta occupando di questo caso che, insomma, diventa abbastanza simbolico della battaglia in corso. Che ne pensa, professoressa Capua? Ma io penso che le star debbano dare il buon esempio. E Djokovic ci avrà tantissimi follower e sarebbe bene che lui desse un messaggio che è in linea con quello della comunità scientifica. E voglio dire anche che, insomma, noi siamo, devo dire che lui è capitato male, perché in Australia sono incredibilmente severi sui requisiti. Provate a portare una mela in Australia, loro hanno dei controlli alla frontiera proprio per evitare l'introduzione delle malattie, che poi, voglio dire, loro hanno fatto, si sono fatti 8 mesi di lockdown in Australia, no? E quindi, se proprio un paese era un paese ha scelto quello sbagliato, questa cosa non l'avrebbe accettata. L'Australia Open, però, in Australia. 6-0 per l'Australia. Sì, incredibile che non l'abbiano previsto, no? Che gli abbiamo detto vai, che tanto vedrai che ti fanno passare. C'è stata una battaglia lunga mesi, dopodiché il primo ministro australiano ha colto l'occasione per dare un messaggio, poi lì c'è uno degli stati, insomma, una storia complicata. Però fatto sta che Djokovic è da sempre un sostenitore Novax, non da adesso, ha sempre rifiutato di dire se si fosse vaccinato o no, è stato costretto a dirlo e ha inventato, secondo la tesi dell'accusa, una motivazione che non sta in piedi. Dopodiché le regole si rispettano. Le regole si rispettano. Torniamo alla politica a questo punto. Esatto, vorrei tornare da Senaldi, perché avevamo detto riprendiamo quel discorso che hai fatto all'inizio, che era molto interessante, e vedrai che il senatore Renzi ti verrà dietro, Pietro Senaldi, su quel tema. Cioè, prima Draghi era un intoccabile, non si poteva dire niente, era anzi persino la Madonna Pellegrina. Improvvisamente, non del tutto improvvisamente, ma insomma da qualche giorno, è oggetto di una certa campagna ostile. Allora tu dici, hai dato una tua spiegazione, vediamo se coincide col parere di Renzi. Parlo io? Sì, Pietro, sì. Prego, poi la domanda per Renzi, sì. Prego. Molto semplice. Io ho assistito alla beatificazione di Draghi, no? Si diceva non può lasciare Palazzo Chigi perché è insostituibile. Addirittura si diceva è bene che governi a prescindere da chi vince anche alla prossima legislatura. Adesso io mi accorgo che i partiti stanno già, diciamo così, si stanno mettendo d'accordo, comunque sono relazioni in corso per capire chi può sostituire Draghi, ma contemporaneamente ci sono relazioni in corso per capire chi può andare al Quirinale al posto di Draghi o invece di Draghi. E allora forse, secondo me, la politica vuole riprendere il suo spazio che Draghi gli ha tolto, diciamo così. Evidentemente questa pandemia non fa più così paura, almeno alla politica. Sentiamo, allora, no, Renzi, finalmente non sono d'accordo con una domanda Senaldi, diretta. Finalmente non sono d'accordo con Senaldi, che l'aspettavano. Si può fare un po' a meno di Draghi? Questa domanda è molto diretta, secondo me, se la fanno in molti. Si può fare a meno di Draghi al governo per tenere insieme una maggioranza così eterogenea? Io penso che non si possa fare a meno della politica. Io non ho una visione della politica negativa come quella che molti hanno e che in qualche modo traspare anche dalle parole del direttore Senaldi. Mi spiego. Draghi non è arrivato lì perché ha vinto un concorso, perché la politica ha fallito. È arrivato lì dopo una durissima battaglia politica, che abbiamo combattuto in primis noi di Italia Viva, ed è effetto di una battaglia politica, ed è frutto di una scelta politica. Oggi il problema di Draghi è molto semplice. Non c'è un italiano
con la stessa reputazione, autorevolezza e credibilità in Italia e all'estero di Mario Draghi. È un dato di fatto. Non c'è nella classe politica. Non c'è da nessuna parte. E dunque? Cioè, Draghi è un bene per questo paese. Chi lo mette in discussione sbaglia. Dopodiché ha ragione Senaldi a dire non è che si può beatificare o dire che resterà lì per 20 anni anche chiunque vinca le elezioni. Il punto è molto semplice. Se Draghi rimane a Palazzo Chigi e ci sono le condizioni perché rimanga quantomeno fino alla fine della legislatura, gli va garantita quella che si chiama agibilità politica. Quindi il prossimo Presidente della Repubblica non deve sciogliere le Camere. Se Draghi rimane lì, se Draghi rimane a Palazzo Chigi, chiunque si chiami, secondo me è giusto arrivare alla fine della scadenza naturale che è il 2023. Quindi bisogna eleggere un Presidente della Repubblica che dia questa garanzia. Io penso che bisogna eleggere un Presidente della Repubblica, appunto. Poi la Costituzione prevede che si vota ogni 5 anni. Se lei guarda gli ultimi... Beh, però se il Presidente della Repubblica lo sceglie chi vuole andare a votare, il Presidente della Repubblica ha scelto per esempio Giorgia Meloni o Matteo Salvini. A meno che non sia Berlusconi, perché forse Berlusconi potrebbe fare il patto e dire mi eleggete, ma io non sciolgo le Camere e lascio questo governo. Però lei sta dicendo che nessuno vuole andare a votare. Scusate, in Parlamento, a cominciare dai grillini che non hanno in molti casi un'altra occupazione dopo, non vuole andare a votare nessuno. Beh, la destra sì. No, ma lo dice Meloni che vuole andare a volare e forse vuole andare a votare. Lo dice Salvini, lo dice Letta, non lo dice anzi Letta, lo dice Conte più o meno. Ma il punto è, guardiamo la sostanza, si vota ogni 5 anni e dal 1996 ad oggi... 96-2001, 2001-2006, 2008-2013, 2013-18, 18-23, tranne nella legislatura 2006-2008, quella di Prodi e Bertinotti, si è sempre votato, era quella di Prodi e Mastella. Si è votato sempre ogni 5 anni. Detto questo, il problema non è quando si vota, che la Costituzione chiarisce, il problema è per far che cosa? Allora, sì, Draghi può fare il Presidente del Consiglio, mi scusi, faccio finire, perché non riesco a dire la frase che voglio dire, sì. Può fare anche il Presidente della Repubblica. Cioè Draghi può fare perfettamente sia il Presidente del Consiglio o il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, perché è un asset importante di questo Paese. Quindi... Dopodiché il punto è che ci vuole la politica per arrivare a capire qual è lo scenario se Draghi rimane Presidente del Consiglio e qual è lo scenario se Draghi è Presidente della Repubblica. Posso fare una domanda? Vediamo se interviene Senaldi su questo. Quindi il problema, Pietro Senaldi, è... Poniamo che Draghi vada alla Presidenza della Repubblica. Prima di prendere questa decisione bisogna essere tutti d'accordo su chi andrà a Palazzo Chigi al posto di Draghi. Quindi in questo momento forse l'attenzione è concentrata anche sul candidato di Palazzo Chigi da trovare. Sentivo parlare di Giorgetti ultimamente. Che ne pensi? Io penso che Giorgetti non sia in corsa. Io penso che questo sarebbe vero, ma Draghi aveva offerto la soluzione, no? Perché dice il governo deve avere continuità, quindi certo. Diciamo così, lui voleva avere un piede al Quirinale e l'altro a Palazzo Chigi. E la politica, secondo me anche correttamente o comunque in maniera prevedibile, si è ribellata a questo. Il punto è che non può essere trovato sia Giorgetti, Franceschini, Di Maio. È difficile in una maggioranza, diciamo così, piuttosto litigiosa, tenuta insieme da Draghi, sull'emergenza è così diversa politicamente, così variopinta, diciamo così, politicamente, è molto difficile che si accordi su una figura politica. Allora forse no, c'è la sinistra che dice vabbè, noi vediamo di mettermi Di Maio, Franceschini o chi per esso, così magari Salvini esce dalla maggioranza, Forza Italia vedremo cosa farà e facciamo la famosa maggioranza. Vediamo un altro elemento di discussione. Salvini. Altri dicono, e ti dico solo questo, sì. Per esempio dicono la Lega e 5 Stelle, ma noi abbiamo i numeri per la maggioranza. Sono divisi più della mela che non si porta in Australia. Perdonatemi. Allora, pensare che Di Maio possa fare il Premier... Non l'ha fatto nel 2018 quando usciva da una vittoria elettorale, non l'ha fatto dopo. È più credibile pensare che io giochi al posto di Vlahovic, centravanti della Fiorentina, che non che Di Maio faccia il Presidente del Consiglio. Quindi non esiste. Se gioca, no? Perché il campionato sì, forse... diciamo anche se non gioca io al posto di Vlahovic, lo considero quasi un'eresia, si potrebbe fermare anche il campionato. Essendo Vlahovic il più forte centravanti che ha in questo momento il campionato italiano. Quindi non esiste. È una iperbole per dire che non esiste. Quindi Di Maio, Presidente del Consiglio, non esiste, perlomeno non in questa legislatura, io credo nemmeno in futuro. Però il punto, rispetto a ciò che dice Senaldi, è che
Per far che cosa abbiamo bisogno noi di mettersi d'accordo nel 2022? Ah, c'è da spendere i soldi del PNRR. Noi parliamo di catastrofismo sul Covid. C'è una situazione complicata, molto complicata, sull'energia, che provoca anche morti, lo stiamo vedendo in Kazakistan in queste ore, ma che è una situazione drammatica. Noi avremo un costo di enorme impatto della questione energetica nel 2022. Ci sono da spendere i soldi del PNRR? C'è da rilanciare l'economia di questo paese e non soltanto di questo paese. C'è l'Europa che ha bisogno di una leadership. Noi abbiamo questo di cui discutere e sulla base di questo è evidente che bisogna mettersi d'accordo. Ma, e finisco, Senaldi, io non credo che un governo senza Draghi possa essere il governo Draghi. In altri termini, ho molta stima per i ministri, ma il valore aggiunto di questo esecutivo non è il singolo ministro, è il signor Mario Draghi. Ripeto, per me Draghi può fare il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica. Allora, vediamo se su questo anche la Lega poco fa, perché sennò non riusciamo a completare il ragionamento, Matteo Salvini dice esattamente le stesse cose che sta dicendo Renzi adesso. Tant'è che Salvini si è affrettato a dire completare il lavoro con Draghi. Allora, la Lega non ha nessuna intenzione di uscire dal governo, vuole rimanere al lavoro con Draghi. Ma certo che non vuole uscire, perché l'ha già fatto una volta Salvini di fare l'errore di uscire dal governo. Cioè questa idea che continuano a dare gli spin doctor del PD, che tutti i giorni chiamano i giornalisti per dire vedrai che Salvini esce, quello non esce più dal governo. Sarà il PD, però, l'ha fatto, ma perché è il sogno del PD, giustamente dal punto di vista del PD. Se vogliamo dire le cose come stanno, il PD sognerebbe che Salvini facesse un papete 2. Scusate, mancano pochi minuti. Al di là delle dichiarazioni del giorno che lasciano il tempo che trovano, domani ce ne saranno altre. Riusciamo in 2 minuti a fare uno scenario un po' più largo, senza dice, ho già detto quello, ho già detto quell'altro. Io vorrei sapere una cosa. Silvio Berlusconi, secondo lei, è seriamente candidato? Cioè, c'è una possibilità? Oggi Marzio Breda, che è uno dei più grandi quirinalisti italiani, in una bella intervista a Domani, dice è molto più interessante, molto più probabile di quello che si pensi, la candidatura di Silvio Berlusconi, che questa volta non ascolta Gianni Letta che gli dice guarda, stai attento. Io non incontro Silvio Berlusconi da 7 anni, da quando sul Quirinale lui ruppe il patto del Nazareno mettendosi contro la candidatura di Sergio Mattarella. Quindi io non sono la persona adatta a indicare la strategia di Berlusconi. Però Sgarbi, se le dico la mia opinione, è stato di recente a Arcore e che ha discusso con lui, ha fatto sapere oggi di avergli detto guarda, parla con Renzi, perché Renzi è uno che conta in questo gioco. Io quindi non potrebbe so chiamarla conto, da un momento all'altro. Diciamo. Non so se conto, le dico, per quello che mi riguarda, che non vedo Silvio Berlusconi dal gennaio del 2015, sono 7 anni, ovviamente. Non lo vede, ma lo sente però. E non sento Berlusconi da agosto dello scorso diverso, anno. Quindi capito. Vedere e sentire. Da agosto. Sì, va bene. Nel caso di Berlusconi, vedere e sentire, potrebbe capisco essere, la differenza. Scusate, però, non facciamo infodemia politica. Non facciamo infodemia, esatto, politica. Non facciamo infodemia. Potrebbe essere Draghi che resta a Palazzo Chigi e Berlusconi eletto presidente. Lei potrebbe mi sta domandando scenario, cosa penso di questo, della plausibilità di questo non scenario. Cosa desidera. Non lo vedo plausibile. Non plausibile. Non lo vedo plausibile. Questa è la mia opinione. Io le dico la mia opinione. La mia opinione è che l'idea che ci sia un gioco a dire che la politica fa schifo e che gli altri si mettono d'accordo non esiste. Il Costituente ha scelto come metodo di elezione del Presidente della Repubblica un accordo politico e io alla parola politica metto la P maiuscola. Quindi bisogna che i partiti facciano uno sforzo di qualità, non sempre l'hanno fatto, esattamente come un anno fa, quando abbiamo mandato via Conte per prendere Draghi e l'Italia ha migliorato, e scelgano di mettere ai massimi livelli delle istituzioni le persone migliori. In questo io ritengo imprescindibile che in uno dei due ruoli ci sia Draghi, questa è la mia opinione. Però sono due ruoli diversi, no? Questo me ne sono accorto anch'io ed è un dato di fatto. E sono due ruoli diversi con due funzioni profondamente diverse. Cioè il PNR, diverse, per essere chiari, non essendo la nostra una repubblica presidenziale, un conto è Draghi che governa, sì, il PNR. Sì, Davide, sono lui d'accordo. Sta dicendo, voglio dirvi però, sta dicendo, no, ho capito cosa dice. Che in questo momento storico l'Italia con Draghi un anno fa ha pescato il jolly. Metterlo in discussione, su questo ha ragione Senaldi, come hanno iniziato a fare, più per esigenze di visibilità. Poi certo, naturalmente si fa gli errori, se il decreto legge fosse stato scritto sentiamo un po' meglio, se Senaldi sarebbe ha capito, stato sentiamo tutti, se Senaldi ha ma capito. Secondo me Senaldi, non si prescinde da Mario Senaldi, Draghi. Hai capito, in che ruolo vedremo? Hai capito qual è lo scenario che sta delineando Renzi? No, io credo che lui non scopra le carte perché la strada non è ancora così netta e quindi ci sono tante possibilità aperte, questo penso sia il discorso. Però
da cittadino, a me e da osservatore, mi sembra piuttosto chiara una cosa. Se mandi qui al Draghi al Quirinale, te lo tieni per 7 anni e ci devi fare i conti per 7 anni, perché non credo che vada lì al Quirinale a fare a svernare, ecco, diciamo così. Se lo tieni a Palazzo Chigi, poi fra un anno decideranno gli italiani cosa fare, ecco. E questo, direi, è... A me l'importante è che non vada a Goldman Sachs. Senaldi, gliela dico così, siccome Mario Draghi è molto stimato nel mondo e le banche d'affari, come hanno già fatto, farebbero a gara per prenderselo, io preferisco che Mario Draghi rappresenti l'Italia. In che posto vedremo, ha ragione Senaldi, questo bisogna che lo ammetta, nel dire che c'è un po' di pretattica da qui al 24 gennaio, aggiungo anche, è anche naturale. Sì, volta chissà Mattarella che non esca, certo, ma certo, prima, cioè uscirà, uscirà un cappello dal cilindro e potrebbe essere, scusate, uscirà un coniglio dal cilindro, uscirà un coniglio dal cilindro. O dal cappello, va bene. O dal cappello, e potrebbe essere anche un coniglio di vecchia data, no? Potrebbe escludere un Gianni Letta, chi lo sa? Io ogni, spot, a me ogni poi tanto mi viene in mente Gianni Letta. 30 non so secondi perché. Anche me. Voglio andare spot. A sentire ma anche... Dopo, vediamo su Spot. Tantissimi e tutti di grande livello. Sì, insomma, però alcuni di più e altri di meno. Ci fanno segnarci, sentiamo super spot. Ilaria Capo fra un momento che ci dà le ultime indicazioni. Un momento di pubblicità. Ilaria Capo, torneremo a parlare di salute circolare e anche di indemnizzazione, no? E di, il filo che porta dalla viaria alla pandemia e adesso a questa suina, in maniera, diciamo, senza allarmismo, però in maniera grande, guardando il quadro grande. No? Come? Sono fenomeni naturali. In questo libro, tra l'altro, parlo della peste suina africana, che comunque ci stava per arrivare tra capo e collo. Ma io però vorrei aggiungere una cosa. Noi avremo a che fare con questa malattia per molto tempo. Arriveranno, siamo all'inizio di un macrociclo. Questo macrociclo può durare centinaia o migliaia di anni. Vuol dire che staremo 1000 anni così? No, vuol dire che noi ci adatteremo al virus come mano a mano che si evolve lui. Verranno altre varianti? Sì, perché un virus non può essere uguale a come era 2 anni prima. Matteo Renzi è uguale a come era 2 anni prima? No, si cambia. Allora prepariamoci ad avere a che fare con delle varianti che arriveranno nel futuro, che saranno diverse, con le quali però dovremo fare i conti con tutti gli strumenti che abbiamo. Non perdiamo la speranza, andiamo avanti, arriviamo alla primavera e già saremo in una dimensione. Grazie, grazie Capua. Ilaria Capua. Grazie, dobbiamo Senaldi. Chiudere assolutamente. Ilaria, grazie. E grazie a Renzi. Vi dobbiamo dire no che... No catastrofismi, no isterie. E qualcuno chieda scusa a Ilaria Capua. Anche tra i giornalisti qualcuno dovrebbe chiederle scusa. E vi dobbiamo dire che però dopo di noi c'è il grande Sidney Poitier. Indovina chi viene a cena. Se non sbaglio, il primo Oscar a un uomo di colore. A un attore. Ed è Barack Obama lo ha premiato con un bellissimo anche riconoscimento. Su questo non lo cogli, capito? Vabbè, Renzi, Obama su tutto, interviene su tutto. No, vabbè, lo abbiamo. Il nostro Mereghetti. Allora ci vediamo domani. Su questo ci vediamo domani, voi rimanete con noi. A domani.